E niente, io volevo ringraziare tutti voi, ma non solo di essere qui di sabato sera, ma anche per tutto quello che fate finché noi siamo in Parlamento. Io, ma penso di parlare per tutti, riceviamo un sacco di SMS, di condivisione dei nostri video, di forza, di stimoli. È proprio l'energia che ci serve a noi. Molte volte in Parlamento è difficile, però io volevo ringraziare voi per tutta l'energia e l'apporto che ci date. Grazie a te. Io sono di Verona e sono insieme con il meetup di Verona, ma con tutti quelli dei comuni che sono questa sera, siamo andati ad assaggiare le mense per vedere, per testare com'era. E per loro è impossibile che ci fosse un deputato, perché per loro i deputati sono staccati, sono gente che sta dietro una scrivania. E quindi è questo, ma non c'eravamo soltanto io e Gianni, dietro eravamo una squadra di gente che ci ha preparati, gente che era pronta a darci il suo sostegno, che ha fatto tutto il lavoro che in genere non ci si mette la faccia. Questo è essere una squadra. Allora a voi, a tutti, dedico quello che c'era scritto sulla Casa Bianca di Obama. Il cambiamento non è qualcosa o qualcuno che dobbiamo aspettare. Il cambiamento siamo noi. Siamo noi quelli che dobbiamo aspettare. E il Movimento 5 Stelle è il cambiamento. Per quello è qualcosa di nuovo. Per quello non ci alleiamo con chi ha distrutto l'Italia. Per quello, perché dobbiamo essere oltre, dobbiamo andare avanti. Allora è... essendo liberi dalle lobby, quelle che si siedono vicino alle commissioni bilancio quando si parla di stabilità, liberi che si fanno le proposte di legge. Come? Semplicissimo, ascoltando i cittadini, ascoltando chi effettivamente lavora. Ecco che io sono andato con gli imprenditori, ogni weekend andavo dagli imprenditori, dicevo cosa potete fare. E l'abolizione dell'IRAP l'abbiamo scritta insieme, io e loro. Hanno detto basta, tagliateci tutti i finanziamenti a pioggia, ma riduceteci le tasse, toglieteci l'IRAP che è la cosa peggiore. Fatta, scritta, depositata, ferma in commissione finanze. Nessuno fa niente. Allora ecco che le proposte vengono fuori, ma sono semplici, sono lì. Per quello bisogna essere liberi, per quello bisogna capire di chi sono i soldi, che i soldi dei cittadini non sono i soldi del governo. Io ho pregato le aziende di non andare via, di non delocalizzare, però è passato un nostro emendamento in cui abbiamo scritto: bene, se un'azienda se ne va dall'Italia, peccato, mi spiace, non posso impedirglielo, però se ha preso soldi, fondi pubblici, quei soldi li deve restituire, perché non sono soldi suoi, ma sono soldi nostri, dei cittadini. Queste sono le grandi vittorie, una grandissima vittoria del Movimento 5 Stelle, nessuno ne ha parlato. Possiamo aprire l'IRAP domani a costo zero, delocalizzazione, che cosa chiedono le aziende? Facilissimo, stabilità. Certezza della giustizia. Allora noi abbiamo detto: ma per favore, ci sono 90 miliardi di debiti della pubblica amministrazione con le aziende, perché non le pagate? Quando si chiede effettivamente stabilità, si chiede che le aziende paghino subito, provate voi a non pagare una cartella. È Equitalia, almeno chi ha dei debiti con Equitalia, siccome avanza dei crediti, facciamo un certo giro, blocchiamo le cartelle esattoriali. Ti devo 100, mi devi 100, a posto, niente. No, fermala, non è ancora stata fatta niente. Allora se effettivamente il governo non può usare i soldi dei cittadini, ecco perché abbiamo appena fatto una mozione in cui ne abbiamo chiesto che non vengano svendute le quote delle grandi aziende partecipate. Sono le nostre aziende, le aziende italiane, il nostro Made in Italy, se n'è andato via. Ducati, Lamborghini, avevo scritto un po' l'Europiana, la Star, tantissime marche nostre, le grandi aziende nostre, se ne sono andate via. Però quelle che ci sono, quelle per cui abbiamo le partecipate ancora, non sono di Saccomanni o di Letta che possono svenderle per fare cassa, intanto per trovare delle coperture
fittizie, a delle tasse che non calano mai, ma cambiano dei nomi. Allora, effettivamente, queste aziende sono soldi dei cittadini, non possiamo far diventare casse per fare utili, ma tenerle per un domani, per un futuro, perché genereranno utili nel tempo. All'Italia invece è privata, quello invece la stanno difendendo, perché è privata. Se è privata continuano a dirci, e se fallisce l'Italia, e se falliscono invece tutte quelle 1000 aziende che tutti i giorni pagano le tasse regolarmente, nessuno dice mai niente. Allora questo governo non sta aiutando la piccola e media impresa. Noi, il Veneto, noi siamo fatti di piccole e medie imprese, noi veniamo dalla piccola e media impresa, noi abbiamo detto bene, facciamo un gesto, mettiamo i nostri stipendi, li mettiamo dentro il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. 2 milioni di euro abbiamo raccolto. E bene, allora. Ultima cosa, chiudo, una cosa importantissima, il turismo. Il Veneto è il primo posto per il turismo. L'Italia è il primo posto per i siti dell'UNESCO, il primo museo al mondo sono la città del Vaticano, sono i musei vaticani, il monumento più visitato del Colosseo, la città più visitata d'Italia, del mondo è Londra. Allora c'è qualcosa che non va. Sapete quante persone sono attualmente sul turismo? Quante persone stanno, diciamo, nei ministeri affrontando il tema del turismo? 2. Io dico, speriamo che non si ammalino. Chiudo con l'ultima cosa, poi lascio spazio agli altri. Potranno dirci di tutto, potranno contestarci, potranno volerci male, potranno parlarci addosso, potranno sicuramente, però una forza così in Parlamento non potranno ignorarci. E se c'è qualcuno che dice che siamo matti, che siamo un po' folli così perché non ci capiscono, io dico soltanto che bisogna essere un po' folli, perché sono le persone un po' più folli, un po' più visionarie degli altri, che credono di cambiare il mondo, che sono quelle che lo cambiano davvero. Grazie.